In un anno sono aumentati di più del 50% i servizi di ordine pubblico. Solo nel corso del 2018 il personale di questa provincia ha svolto ben 4.000 servizi di ordine pubblico circa. In più, purtroppo, il giorno di Natale sappiamo benissimo che c'è stato l'omicidio di un parente, di un collaboratore di giustizia, il che ha determinato un impiego di vigilanze del personale della Polizia di Stato di questa provincia. E in pochi mesi i nostri colleghi hanno fatto ben 400 servizi di questo tipo. Il problema è che siamo di meno. Solo per dare una cifra, negli ultimi 10 anni questa provincia ha perso ben 50 poliziotti rispetto alle piante organiche precedenti. Quindi siamo di meno, siamo riusciti a garantire questi numeri, ma a che prezzo? Al prezzo che purtroppo ormai gli uffici amministrativi e burocratici, io parlo di ufficio passaporti, licenze e tanti altri, ufficio immigrazione, sono a collasso, perché poter garantire questi tipi di servizi e questi numeri così importanti, il personale viene distolto dalle sue mansioni ordinarie e impiegato nei servizi, in questi tipi di servizi. Questa festa della polizia ha posto al centro della festa proprio la donna, è importantissimo perché le donne sono veramente un valore aggiunto da tanti anni nella Polizia di Stato. Noi purtroppo tante volte nei weekend a casa non ci siamo sia padri che madri, perché queste cifre, questi servizi di ordine pubblico veramente ci stanno spremendo e noi come sindacato ci teniamo a sottolineare che il personale della provincia è stanco sotto questo aspetto, perché è difficile riuscire veramente a arrivare da tutte le parti, lavorare al tempo stesso, mandare avanti le pratiche d'ufficio, al tempo stesso poi garantire tutti questi servizi esterni, come anche il fatto di tutti questi impieghi chiaramente rendono tante volte impossibile, non riusciamo a garantire due volanti per turno e addirittura i commissariati di Fano e Urbino riescono, spesso hanno dei quadranti addirittura scoperti.